Sponriver.biz Channel, ben ritrovati per questa nuova stagione del 2021. Abbiamo già visto la puntata scorsa dell'Isola che galoppa, gli highlights, l'intervista con le voci dei protagonisti della prima giornata di corse all'Ippodromo di Kilimani. Questa rubrica, analisi e pronostici, tratterà come temi ovviamente le analisi e i pronostici dei prossimi partenti, delle prossime corse del galoppo sardo, e poi faremo anche un passo indietro per analizzare meglio le corse già disputate, ovviamente precedenti alla puntata, proprio per andare più a fondo, proprio per analizzare a 360 gradi la vittoria di ogni singolo cavallo, mettendoli a confronto le due corse selezionate per razza, età, metri, ovviamente devono corrispondere gli stessi metri per avere un confronto, un parametro temporale. Quindi questo è il primo tema, come ho detto. Poi faremo anche un salto a Firenze per vedere ciò che succede oltre mare per quanto riguarda gli angloarabo. C'è tanto da dire, quindi partirei subito con le corse a confronto, partendo dalla corsa, adesso sono partite le immagini, dalla corsa tra Cansidu e Cara e Stella. Cara e Stella, ma come vedete in sovraimpressione, la vostra sinistra Cansidu, la vostra destra Cara e Stella. Le due corse a confronto cosa dicono? Che Cara e Stella ha fatto partenza, a differenza di Cansidu che si è mantenuto dietro, stiamo vedendo impegnato da Angelo Cisi, poi lascerà sfogare in avanti la stessa Cara e Stella, prima Carmen Sita e poi Tiseide My Life. Stiamo vedendo anche dalle immagini, addirittura opposta alle tribune, percorsa da Carmen Sita, che ha dettato un buon ritmo alla corsa, pungolata da Criseide My Life, in giubba gialla, cerchio blu, e quella lì è Cara e Stella, montata da Alessandro Fiori. Dall'altra parte sta facendo i propri comodi in avanti, Cumpridu, infatti l'andatura è di comodo, quella imposta da Pasquale Salis. Come vedremo, Carmen Sita, la vostra destra, quindi le femmine, imboccheranno prima la curva, infatti la stanno facendo ora, mentre Cumpridu lo sta facendo in questo momento. Cara e Stella, la stiamo vedendo richiesta, mentre Cansidu addirittura è in sesta posizione in questo momento, mentre i cavalli stanno per entrare in retta, lo farà per prima Criseide My Life, che ha rotto l'indugio ed è passata al comando. Cara e Stella ora sposterà tutto al largo e troverà un percorso pulito e soprattutto con un ottimo speed finale. La figlia di Caligola è Cerasa Polla, mentre Cansidu è impegnato prima a essere gestito e poi produrrà il suo scatto che si rivelerà vincente. Quindi questa è la vittoria di fermate le immagini, abbiamo visto la vittoria di Cara e Stella, molto più netta rispetto a quella di Cansidu, che ci ha messo qualche secondo in più a percorrere il tracciato di Kilimani. Quindi ottimo riferimento al cronometrico per Cara e Stella, che comunque 1,50 è un tempo di tutto rispetto per la categoria, considerando che lei è anche una figlia dell'arabo. Quindi è andata sicuramente bene Cara e Stella. Caligola, puro sangue arabo, un appunto su questo stallone, e ovviamente è utilizzato poco nell'incrocio con gli anglo-arabo. Sì e no, sono usciti in pista 15 puledri negli ultimi 15-17 anni di questo stallone, però ben 4 hanno vinto al debutto, Ultigara, Benividi, lo scorso anno abbiamo visto Ballaro Lucchi e quest'anno Cara e Stella, a dimostrazione di una certa precocità del figlio di Elmas e Reinhardt Almauri. Quindi Caligola buono anche con il mezzo sangue. Quindi abbiamo visto i parametri. Cara e Stella ha offerto una prestazione migliore rispetto a quella di Cansidu, che però abbiamo visto lottare il fantino con il carattere del cavallo una volta che è andato dritto.
che l'ha aggiustato, diciamo, ha prodotto un bello scatto negli ultimi 100 metri, però Carestel è venuta molto più pulita, sintomo di una cavalla già inquadrata nella gestione di corsa. Passiamo all'altro, il contributo è quello dei fondi inglesi divisi per sesso, quindi la vostra sinistra vedete Cocca, la vostra destra Capriolo del Bonorvo. Anche qua la sensazione visiva, l'impressione visiva che Capriolo del Bonorvo avesse fatto un numero, però analizzando le corse e mettendole a confronto ci accorgiamo che Cocca ha fatto un tempo migliore rispetto a Capriolo del Bonorvo, ma le due prestazioni come le valutiamo? Che in entrambe all'inizio c'è una buona andatura, sulla vostra sinistra quella imposta è quella imposta da Corallina Viola e Calarina, che comunque se ne sono date nella prima parte per che ha fatto sì di avere una buona andatura, e Cocca si mantiene in quinta posizione in questo momento. Capriolo del Bonorvo invece è già sul primo, sul battistrada, quindi prende come riferimento il battistrada a Calarighe, però come vedremo dall'altra parte, all'inizio della curva, cederà il passo Calarighe a Capriolo del Bonorvo, che ha dovuto costruirsi la corsa da 600 dal palo da solo, senza punti di riferimento, mentre Cocca segue la scia delle prime due, vediamo richiesta. Sono già in curva le femmine, a buon punto, intanto è passata Calarina in vantaggio nei confronti di Cicala, Cocca si mette sulle loro tracce, poi vediamo che è in retta. Andrà a riprendere la fuggitiva Calarina, vediamo ora l'ingresso in retta, avverrà prima quello di Calarina che ora entra in retta, però diventa presa di Cocca che sotto la spinta di Sandro Gessa andrà a battere Calarina, mentre Capriolo del Bonorvo ha già fatto il vuoto a 200 dal palo e vincerà con 9 lunghezze di vantaggio. Fermeremo Cocca sul palo e vedremo che c'è un po' di distanza tra le due. Eccolo qua, Cocca ovviamente taglia per prima il traguardo in 1.48.99 nei confronti dell'1.50 di Capriolo del Bonorvo. Per me sono tutte e due buone prestazioni, il figlio di tutto Seul, perché una ha avuto comunque sempre come riferimento Calarina, abbiamo visto, e sono andate di quel passo. Capriolo del Bonorvo si è trovato da solo in curva, ha dovuto rompere l'indugio e fuggire via per conto proprio. Quindi per me la prestazione è buona per entrambi. Ripetiamo, il tempo lascia il tempo che trova, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, perché è uno strumento indicatore, ci indica che la prestazione del cavallo è stata quella, è stata buona o meno, alla fine lascia appunto il tempo che trova, perché dovranno ripetersi questi cavalli nelle prossime prove. Comunque 1.48.99 è buono per Cocca. Perché dico questo? Perché ci sono cavalli che ci arrivano pronti, cavalli meno pronti, e tutte le altre prove sono di conferma. Nel 2016 Hubert Spy, molti di voi ricordano, sta ancora correndo, aveva fatto i 1.600 di Vanni in 1.45, un tempone, però qual è stato il suo miglior standard di quella stagione? Da lì non è venuto avanti, anzi, semmai era tornato un filino indietro. Quindi questo è quello che è appunto la prima uscita, però analizzando le quattro corse, bene Cocca, bene Carestella la Fondo Arabo, bene anche Capriolo del Bonorvo, che comunque seppur aveva la frutta fino a 200 dal palo ha espresso una buona prestazione. Cansillo dovrà fare meglio nella condizionata che verrà per essere appunto alla pari di Cara e Stella. Questo è il tutto, il contributo, vediamo anche quello dei fondi inglesi. Del puro sangue inglese, intanto sono partite le immagini, alla vostra sinistra Sappala Ambrosa, alla vostra destra Sud Sound System. Stessi metri, stessa categoria, c'è la differenza di età, 3 anni la categoria dove vince Sappala Ambrosa, 4 anni ed oltre Sud Sound System, e vuol dire tanto. Sappala Ambrosa ha ripetuto più o meno lo stesso standard che aveva espresso nei criteri Mussardo quando giunse a terza dietro Memo dell'Alghiere. Questa volta ha fatto un tempo di 1.43.37, la volta scorsa nel criterio mondiale, quindi all'età di 2 anni, Memo dell'Alghiere ci mise 1.41.36, meglio di molti pure sangue inglesi anziani. Questo tempo di Memo dell'Alghiere poi è certificato dalla sua trasferta a Roma, dove giunse seconda al criterio femminile a Capanello, che era una listed race. Ecco perché a volte il tempo
può essere uno strumento che valuta la prestazione del cavallo proprio per alzare la sticella, oltre ovviamente l'impressione visiva. Sapala Umbrosa quindi ha fatto bene, 1.43.37 la media della categoria isolana. Sudu Sandusito invece ha fatto 1.42.73, l'allievo di Gianmarco Pala montato da Antonio Siri. Se prendiamo questo riferimento 1.42.73 lo compariamo al rientro dello scorso anno, dove giunse secondo Infantini dietro Art of Stone, che ci mise 1.42.40, quindi siamo lì, però ovviamente è andato oltre le sue capacità Sud Sound System. Perché? Perché questa secondo me è la migliore prestazione della carriera, con 68 kg ha fatto meglio del rientro dello scorso anno quando giunse al secondo, quindi migliorando di qualche lunghezza il proprio standard, che vediamo taglierà per primo il traguardo nei confronti di Sapala Umbrosa. Questo sicuramente è un dato che dovrà ripetersi ovviamente Sud Sound System, quando correrà Infantini e tutto, però fare il 1006 così con 68 kg e vincere, infatti, come ha vinto, perché vediamo che ha lasciato a 9 lunghezze Mondorame, che era già rientrato, vuol dire che ha fatto davvero una prestazione oltre lo standard che aveva espresso in passato. Quindi bene così Sud Sound System. Queste sono le corse a confronto, possono essere uno strumento di indicativo, non, niente più e niente meno, possono dire tutto e possono dire nulla, però serve appunto per intrattenere, dare informazione, entrare nel più nel vivo dei cavalli che vincono e capirne il prospetto, che può essere, se può venire avanti, se può tornare indietro, se è quello il massimo espresso. Lo vedremo in futuro, perché siamo solo all'inizio. E quindi queste erano le cose a confronto. Facciamo velocemente un salto a Firenze per vedere la debuttante anglo-arabo vinta da Cuore Impavido, il portacolori del team Mazzini, ha centrato la vittoria al debutto. Una buona prestazione quella del figlio di Mujahid Murra di Gallura, che vince con Maria Sanna in sella per il training di Filippo Gerazzi, il team di Giovanni Azzini. Batte Chimera da Clodia, che erano i due più giocati, sia Cuore Impavido che Chimera da Clodia, sia Quota Fissa che al totalizzatore, precedendo Bollina da Clodia, Elio da Clodia e Galateo da Clodia. Quindi il team Azzini, come allevamento, si mette dietro quello di Massimiliano Narduzzi, che dietro il vincitore davvero una folta compagnia. Stiamo vedendo il rush finale di questa prova, vinta da Cuore Impavido. Vediamo che siamo ai 400 finali. Il cavallo va a cercare quasi l'avversario, ma poi passerà netto nel finale con Mario Sanna, bravo a gestirne l'impeto in questo momento, e poi a metterlo dritto e vincerà bene. Murra di Gallura, la fattrice, ottiene il 24esimo successo con i suoi prodotti, quindi Vittorino Zettapeni Anacleto e Beniamino. Sicuramente una fattrice buona, ma Mujahid non ha bisogno di presentazioni, solo lo scorso ottobre è il padre di Vis-a-Vis, vincitore di un gruppo 2 del Gran Criterium dei 2 anni, quindi una certa precocità anche per Mujahid. Bene così per Cuore Impavido. Stiamo vedendo il primo piano su Cuore Impavido, questo bel grigione montato da Mario Sanna, ora è atteso una riconferma. Bene anche Chimera da Clodia, la Bombolino per Approve, da rivedere nella Maiden sicuramente, così come Bolina da Clodia, una figlia di Bombolino per Sec, e anche Elio da Clodia, sempre da Bombolino. Vediamo ora la prova, quella di apertura, che ha visto vincitore Bramosu de Campeda, che trova la sua seconda vittoria in carriera, montato da Salvatore Sulas, a cui apriamo velocemente una parentesi, gli diamo i complimenti per ciò che sta facendo, soprattutto per la vittoria del premio Pisa, e ora è diventato prima monta della FV New Age, quindi in bocca al lupo al jockey. Qua impeccabile in sella Bramosu de Campeda, il cavallo sellato da Massimiliano Narduzzi per la scuderia Clodia, l'anglo-arabo sardo figlio di Imperatore da Clodia e Bramila de Campeda, ha davvero fatto un bel finale, andando a sconfiggere, siamo in retta qua, con Braglia della Marchesana ancora in vantaggio nei confronti di Benito Baglio. Borreale la favorita, un po' sotto standard, anche se era comunque
il top weight della corsa, vediamo che viaggia comodo a centropista, quello più affacciato all'esterno. La Mojo del Campese ha portato fino ai 300 finali, poi richiesta maggiore impegno da Salvatore Sudas, che abolisce qualsiasi tentativo dei rivali e passa inesorabile. La Mojo del Campese ha allevato dal signor Giovanni Ledda, quindi bene così per l'allevamento sardo. La Mojo del Campese su Bombolina Sarda, anche lì da Imperatore d'Arcadia, terza Boreale, quarta Blue Star. Quindi questa era la corsa dei soli 4 anni, il discendente su 1500 metri, stiamo rivedendo anche il primo piano sul bel Bramoso del Campeda, che ottiene, come detto, la seconda vittoria in carriera, entrambe su 1500 metri ed entrambe al sufracciato gigliato. Passiamo alla condizionata per anglo-arabo di 4 anni ed oltre, che vedeva i big, alcuni dei big che sono stati protagonisti lo scorso anno e che molto probabilmente lo saranno anche quest'anno, ma la vittoria è andata da Done da Claudia, che trova così la sua 22esima affermazione in carriera, non vinceva dal 30 novembre 2019, quindi ritorno al successo per Done da Claudia, il figlio di Bombolina, la rivale, vince sul doppio chilometro, sfruttando ovviamente la situazione fonderale, quella di essere già rientrato a San Rossore la volta scorsa con un bel secondo posto, a differenza magari di Zeta Pegna Rai, che non si vedevano dal Gala Internazionale di Pisa di fine novembre, quindi può essere questa anche una cosa che è andata a vantaggio al portacolore della signora Claudia Bartalini, a cui facciamo i complimenti per questa vittoria, al Morning Jockey di Leo, bravo a portare al top della condizione e a rispolverare le qualità di Adone da Claudia. Stiamo vedendo la retta finale, dove Adone da Claudia, ben montato da Francesco Detturi, che lo conosceva per i suoi trascorsi ad Anguillara, sicuramente il feeling era dei migliori, bravo Francesco Detturi, ad andare prima a spostarsi prima all'interno e poi andare ad acchiappare Zeta Penny, che è rientrata comunque benissimo. Scusate, andare all'esterno di tutti, stiamo vedendo progredire il Baglio con Cap Rosa, ora va a affiancare la Grigia, che sicuramente ha pagato il fatto del rientro. Bene così per Adone da Claudia, 113.000 euro vinti in carriera, la dicono lunga sulle qualità di questo cavallo, che seppur anziano mette in fila Zeta Penny, a Raiu, bene anche lui, da rivedere unico del Ghent che va a 63,5 kg. Bene così, abbiamo detto, intanto il primo piano su Adone da Claudia, meritato per questo cavallo che è ritornato al successo. Adone da Claudia, abbiamo visto tutto, abbiamo visto la prima parte di questa nuova rubrica analisi e pronostici, ci fermiamo due minuti per vedere la clip che pubblicizza gli stalloni che si sono affidati a riguardo a sportriver.bit. se qualche allevatore ci sta seguendo, se vuole sciogliere le riserve, se ha qualche dubbio su qualche fattrice, questi che scorreranno ora le immagini, sono ottime soluzioni. Torniamo qui per due minuti con l'analisi dei partenti pronostici della giornata di lunedì 19 aprile a Chilivani.
coming home, I'm coming back down tonight. Bene, ben ritrovati, partiamo subito ad analizzare la seconda giornata di corsa all'ippodromo di Chilivani vedendo il campo dei partenti delle 6 prove in programma. Partendo dalla Maiden per puro sangue inglese di 3 anni sui 1800 metri, scusate, quindi 14 al via con il numero 1 Baba Room montato da Filippo Ezza, con il numero 1 Barley montato da Angelo Citti, con il numero 3 Capotesta montato da Giulio Chioffi, il numero 4 Gribu Dell'Alguer con Nino Murru, il numero 5 Jamaica con Luca Ezzi, il numero 6 Kentucky King montato da Alberto Bianchina, il numero 7 La Cumbia con Angelo Godani, il numero 8 Lilian Love con Sandro Gessa, il numero 9 Piattuoro con Alessandro Fiori, il numero 10 Rainbow of Star montato da Michael Rossini, il numero 11 Sagari Dell'Alguer con Francesco Ladu, il numero 12 Sangallo con Manuel Porco, il numero 13 Scraper montato da Antonello Fada chiude il campo dei partenti, il numero 14 Tempest of May montata da Michael Arras. Quindi pronostico che passa a mio avviso tra Sangallo e Gribu Dell'Alguer. Perché? Perché Sangallo abbiamo visto che ha corso lunedì scorso giungendo quarto dietro Sapano Ambrosa, Not to You e appunto di Eda, quindi può essere venuta avanti da quella corsa, trova una categoria diversa, quindi che vanno tutti a caccia del primo successo, e può essere un fattore quello di Sangallo. Occhio però anche a Gribu Dell'Alguer, rientrato lo scorso febbraio a Pisa senza nulla di fatto, e quindi può essere anche quello, il fatto di essere rientrato e avere le corse sulle gambe, un fattore per l'Ombred della San Giuliano, di figlio di Battle of Marengo. Occhio però anche a Baba Orum, cavallo che ha qualche piazzato in passato, lo scorso agosto è terzo e secondo rispettivamente a Varese e Merano, dove giunse il secondo, in quell'occasione c'era anche Scraper che giunse quarto, un po' lontano da questo figlio di Gregorian. Interessante la carta di Baba Orum, che è inedito in Sardegna. Poi Piattuoro, un cavallo che personalmente piace già dallo scorso anno, col passaggio di età può essere venuto avanti, i 1800 fanno più al suo caso, e staremo a vedere per questo cavallo nato e allevato in Sardegna, ricordiamo, fratello Terino di Roccaforte e Bella De Giave. Debutta invece la numero 14 Tempest of Mary, figlia di Golden Titus e Pie Delight. Quindi pronostico per me passa tra il numero 12 Sangallo, il numero 1 Baba Orum e il numero 4 Gribu Dell'Alguer. Passiamo alla seconda prova, una debuttante per puro sangue arabo riservata a maschi e castroni, sempre sui 1600 metri dei debuttanti, inizialmente al Don Deodato Meloni, col numero 1 Cardo Sen montato da Alberto Bianchina, il numero 2 Caronte Nino Murro, il numero 3 Simona per il suo inglese, Chessy di Gallura montato da Federico Sanna, il numero 4 Cilavert montato da Andrea Reyes, il numero 5 Chili Vanesio con Luca Ezzinsella, il numero 6 Concord by Biwana montato da Manuel Porco, il numero 7 Coolmore con Sandro Gessa, il numero 8 Corsaro montato da Michael Rossini, il numero 9 Coru di Gallura montato da Angelo Citti, il numero 10 Cribio di Gallura montato da Gianluca Fresu, il numero 11 Curre Gurre montato da Pasquale Salis, il numero 12 Corridore montato da Giulio Chioffi, il numero 13 De Alala montato da Antonello Fadda, il numero 14 Donatello Go montato da Alessandro Fiori, chiude il campo dei partenti il numero 15 Tijaris
montato da Angelo Giordani. Pronostico ovviamente difficile, noi ci affidiamo alla scuderia Pinna che propone tre pedine, abbiamo visto ha fatto bene già con gli anglo-arabo, può essere anche si ripeta con questi puro sangue arabo, soprattutto con Coolmore che è un figlio di Filindeo de Spagna by Turri, fratello di Zimbabwe che a 3 anni vinse il Kassar Said e anche qualche altra prova. Non male la carta di Coolmore, infatti tra virgolette la monta di scuderia è andata su questo Coolmore, quindi Sandro Gessa monterà Coolmore, mentre Coolmore di Gallura vence l'Angelo Citti ed è un figlio dell'emiro di Gallura e Bella Perfugas. In passato aveva già avuto un prodotto di Bella Perfugas, la scuderia Pinna, che era quello di Gallura, con il quale aveva vinto in 8 occasioni. Quindi, occhio anche a quello, poi da valutare Chessy di Gallura, figlia di Assi, e Pedra di Gallura. Tra gli altri, a me piace Caronte perché l'ho visto nel percorso di Aspettando il 2021, era molto fiducioso anche le tre pietre allevato del Piero Corso. Lui è un figlio di Finindeu. E Opera, la sorella di Triade, Agamennone. Quadrifoglio, quindi un cavallo di bella struttura, ci ricordiamo, quindi può essere già che sia tra i protagonisti. Occhio a Cribbio di Gallura, elaborato dall'Embryon Transfer di Elettra de Nurbi, quindi fratello di Uge, Zoe, insomma cavalli che si sono ben distinti, e lui lo stesso è un figlio di Caligola, quindi fratello pieno di questi, però il fratello che ha corso quest'anno. L'abbiamo visto non benissimo a Firenze, vediamo se lui riscatterà la linea, questo esperimento a Chilivani, Cribbio di Gallura, della scuderia del signor Salvatore Camu, da verificare anche Concordo by Biwana, a me piace la carta perché qualche stagione fa il Fiere Rosso, il fratello, figlio di Biwana, aveva corso bene con diverse vittorie, vediamo se lui sarà come il fratello Concordo by Biwana, sellato da Fabrizio Pinna, che schiera anche Curre Curre, figlio di Al-Mamun Mullo della Bibba, fratello questo di Sediregio e Zaffiro dei Rotas, che abbiamo visto in passato esprimersi anche loro a grandi livelli, Curre Curre. Quindi questi sono per me i cavalli, senza togliere niente a nessuno, lo ripeterò fino alla nausea, però io valuto personalmente, come ognuno di voi può si fare le proprie idee, la carta, perché ovviamente non abbiamo altri riferimenti. Pronostico, per quanto mi concerne, 7, Coolmore 2, Caronte e l'11 di Curre Curre con Outsider, cito, Cribbio di Gallura. Passiamo all'altra, la terza corsa, debuttanti per femmine, questa volta puro sangue arabo, sempre sui 1600 metri, col numero 1 Cadreas, Andrea Dejas, col numero 2 Cala di Chia, Alessandro Fiori, numero 3 Calendula di Barbagia, montata da Manuel Porcu, numero 4 Casiun, montata da Luca Ezzi, numero 5 Capriola, montata da Sandro Gessa, il numero 6 Castiglia, montato da Antonello Fadda, il numero 7 Cayenne by Lugida con Michael Rossini Sella, il numero 8 Chia di Chia, Angelo Godani, il numero 9 Cinzia Bairenza, Gianluca Fresio, il numero 10 Claudietta, Nino Murru, il numero 11 Cleopatra Nulese, montata da Alberto Bianchina, e con il numero 12 Clivia di Chia, montato da Angelo Citti, chiude il campo dei partenti, il numero 13 Nar d'Agobbio, montata da Giulio Pioffi. Pronostico. Andiamo con le carte, le genealogie, non posso che dire che a me piace Cinzia Bairenza per due motivi, sia per la linea materna, ma anche per il padre Euroyal che abbiamo visto trionfare col primo prodotto in Italia, sceso in pista qualche settimana fa a Firenze con Caravaggio by Royal, quindi occhio perché la madre di questa puledra, Cinzia Bairenza, è la sorella di Nasco, Levan, Sisto, Onelia, insomma una razza incredibile. Tra l'altro il padre vinse l'internazionale a Chilivani nel 2002 battendo Dancaglia, quindi la carta c'è, anche se poi il fantino di scuderia è andato sulla sella di Keyan by Lugida, che lei è una sorella di Tabasco, figlia di Filindeu e Lugida del Zamaglia, quindi occhio anche a questa Keyan by Lugida. Vediamo poi Castiglia Capriola della scuderia Pinna. Capriola è una sorella di Panzer, Hogarth, Roy e Rod, cavalli tutti vincitori. Roy e Rod avevano vinto le prime due corse in carriera, una a Roma e l'Internazionale Cleveland, poi c'era
perso per qualche problema fisico in una linea che ha sempre galoppato. Inedita la stagione, talenti, l'avevamo visto in occasione della presentazione di Castiglia ad Antonello Fada. Lui è un figlio di Bonorvesu e Untana, quindi fratello di Iappomica, madre di Tornado Bezzucchelli, che è stata una grande calafatrice, poi Ussadus e Sibillina. Quindi il sangue anche qua non dovrebbe tradire. Poi piace Claudietta perché è una sorella di Triade, Agamennone, Quadrifoglio, anche se non... qualche dubbio c'è legato al fatto che Caligola non abbia dato di femmine galopatrici. Questo è poi tutto da vedere. Abbiamo visto prima che con l'Angloaraba ha vinto proprio Cara Estella. Può sfatare questo tabù. Poi c'è Khajun. Come non citarla, figlia di Ascolca e l'inedito Giyush, che abbiamo visto la madre, quindi Ascolca, madre di Roverella, a sua volta madre di Caravaggio Bairoyal, che ha vinto al debutto a Firenze. Quindi sono in tanti, anche Cleopatra Nulese era molto fiducioso, una bella cavalla, quando siamo andati in scuderia da Luigi Godani, era molto fiducioso anche lui su questa cavalla, vediamo come andrà. Non si può non citare anche il Tris di Chia, che schiera Cala di Chia, Chia di Chia e Clevia di Chia, con Chance. A me piace la carta di Chia, di Clevia di Chia, per il padre Udes de Bozu, che aveva corso a Chilivani nel 2014, una buona linea anche lui. Pronostico 9-5-10, quindi per quanto mi riguarda Cinzia Bairenza, Capriola e mettiamo il numero 10, Claudietta con Outsider, che viene by guida. Passiamo alla quarta corsa, una debuttante per Angloarabo, qualificati a fondo inglese maschi, quindi vediamo il campo dei partenti con il numero 1 Caratto montato da Alessandro Fiori, il numero 2 Carmelino montato da Sandro Gessa, il numero 3 Casper Ghost montato da Antonello Fadda, il numero 4 Kento Assora montato da Andrea Dejas, il numero 5 Cheremule montato da Manuel Porco, il numero 6 Kirgantoni montato da Michael Arras, il numero 7 Corsaro de Bonorva montato da Pasquale Salis, il numero 8 Corsaro Sardo montato da Angelo Citti, il numero 9 Crystal Core montato da Filippo Ezza. Chiude il campo dei partenti, numero 10, Curiosone, montato da Nino Murru. Occhi puntati su questo Corsaro de Bonorva, un figlio di permesso e Tirana de Bonorva. Abbiamo visto in presentazione come compagno di boxe e colori, Capriola de Bonorva, siamo andati da Mario Migheli. Sicuramente su di questo c'erano allora già aspettative, vedremo se saranno confermate in pista come ha fatto appunto. Il parente stretto, Capriolo de Bonorva, permesso, abbiamo visto che ha vinto con Cocca, Tirana de Bonorva, una vincitrice internazionale, discendenza da Romanella, insomma, gioca Staghiere, chi più ne metta, c'ha tutta la carta per fare bene. Occhio a Kirgantoni, nelle Narcise Deboli, fratello uterino di Teodoric e Prova d'Amore, anche qui una linea che ritorna, qualche aspettativa ce l'ha. La si porta appresso Kirgantoni, sellato da Giulia Accorrà. Corsaro Sardo, personalmente mi piace la linea perché è un fracchio di Montalbo e la madre è una puro sangue inglese, una Shamardal per Denzing. Quindi staremo a vedere, una linea sicuramente nobile quella che si porta dietro anche Corsaro Sardo, soprattutto perché è una puro sangue inglese di qualità nella carta era era per il training colori allevamento di Giovanni Moro. Curiosone, Pantuosco e Miss Musca, anche questo Miss Musco, cavallo da monitorare perché Pantuosco con le pure ha sempre, quasi sempre fatto bene, però lui lo citiamo perché è un fratello uterino di Poloschi e Rocco Reo Cavalli che hanno corso il Palio di Siena e Poloschi l'ha anche vinto. Quindi pronostico per numero 7 Corsaro de Bonorva, numero 8 Corsaro Sardo, il numero 6, Kirgantoni, poi sicuramente verrò smentito, molto probabilmente staremo a vedere, queste sono le mie idee. Quinta corsa, condizionata per il fondo inglese di 4 anni ed oltre, con un campo affollatissimo, gabbie piene, 16 al via, il numero 1, Aquila de Genta, Alessandro Fiori, il
Il numero 2 Aster, Giulio Chioffi. Il numero 3 Baenza di Montalbo, montata da Andrea Leglias. Il numero 4 Barbarella, Michael Rossini. Il numero 5 Baruffa, Luca Ezzi. Il numero 6 Bella Chisusole, Francesco Lado. Il numero 7 Ben Cammina, Federico Sanna. Il numero 8 Benitos con Michael Arras. Il numero 9 Bolero de Florinas, montato da Antonella Farda. Il numero 10 Brera con in sella Sandra Gessa. Il numero 11 Brivido Abbaglio, montato da Nino Murru. Il numero 12 Brontolo da Angelo Citti. Il numero 13 Brulé Boicos, montato da Alberto Bianchino. Il numero 14 Spartana de Bonorva con Pasquale Salis. Il numero 15 Violet Le Duc, montata perché una femmina da Manuel Turco, e chiude il campo dei partenti Zigo con il numero 16 Angelo Godani in cabina di regia. Pronostico occhi ovviamente che si riflettori diciamo che si accendono su Brivido Abbaglio, il reuccio dello scorso anno, vincitore del Gran Premio Sardo, un vincitore del Gran Premio Sardo che rimane in Sardegna, fa sempre notizie, eravamo dai tempi di Vrania Bonorvese senza vederne, quindi fa piacere vedere Brivido Abbaglio, abbiamo visto che quando siamo andati a visitare Luigi Godani nella sua scuderia abbiamo visto che aveva cambiato, aveva fatto un bel passaggio di età, forse l'unico dubbio sono i 1600 metri che possono essere a questo punto un po' stretti, però la qualità per risolvere la corsa ce l'ha tutta Brivido Abbaglio, il figlio di Pantuosche e Adara, con Nino Murru in sella. Seguono nella valutazione ovviamente gli anziani con Aster, Violet Le Duc, Spartana de Bonorva e Aquila de Genta, per me possono ancora essere lì a lottare la corsa, anche se bisogna vedere lo schema tattico, Violet Le Duc si andrà avanti insieme a Brivido Abbaglio, insomma se ci sarà selezione o meno, staremo a vedere. In caso fosse, Spartana de Bonorva potrebbe beneficiare di questa andatura, come abbiamo visto nell'ultima vittoria a Villa Cidro. Tra i 4 anni, Baenza di Montalbo può essere una cavalla che lo schema tattico gli può essere congeniale. Da valutare Bolero de Florinas, Brera, così come Baruffa e tutti gli altri. Quindi il pronostico personale passa tra il numero 11 Brivido Abbaglio, il numero 2 Aster e il numero 14 Spartana de Bonorva. Chiudiamo l'analisi dei pronostici con la corsa, la sesta corsa, la condizionata per Puro Sangue Inglese di 4 anni ed oltre, sempre sul miglio, col numero 1 Angel Yu, montato da Gianluca Fresi, numero 2 Baroque dall'Alghero, Nino Murru, il numero 3 Benvenuta, montata da Pasquale Salis, il numero 4 Beach con Giulio Chioffi, il numero 5 Lady Gavoy, montata da Michael Arras, il numero 6 Land of Giant, montato da Alessandro Fiori, il numero 7 Mugerin Caffeina, montato da Angelo Godani, il numero 8 Maissana, Brainseller, Michael Rossini, il numero 9 Offsider con Manuel Porcu, il numero 10 Temujin con Luca Ezzi, e chiude il campo dei partenti il numero 11 Twilight Eclipse, montato da Antonello Fadda. Tanti pretendenti, anche se poi il pronostico sulla carta lo blindano. Il numero 2 Baroque dell'Alger, il numero 6 Land of Giant. Cavalli che abbiamo visto sicuramente esprimersi al meglio nelle corse titolate lo scorso anno, soprattutto Baroque dell'Alger, ma anche Land of Giant, vincitore del Nino Costa, un secondo nell'internazionale, nella corsa internazionale dello scorso settembre. Hanno le carte per risolvere la pratica entrambi, anche se poi non bisogna scordarsi Angel Yu, che i 1006 li fa bene, Offsider l'anno scorso anno è quello che ha vinto più corse, occhio a Lady Gavoy che rientra e per la prima volta affronta gli anziani, quindi questo potrebbe essere un dettaglio non da poco, ma Lady Gavoy abbiamo visto a 2 anni avere una certa qualità, vincitrice del Criterium, del Campidano e del Criterium Sardo. Twilight Eclipse, anche lui qualità ne ha, ma l'ha sempre espressa sulla breve distanza, abbiamo visto a Villa Cidro i numeri che porta questo figlio di Blue Air Force, vedremo se con due curve e 1600 metri possono fare alla sua portata, nel caso staremo a vedere anche come ci arriva, come è stato preparato per questo tipo di impegni dal team Cotu, non nuovo a queste cose. Quindi il pronostico per quanto mi riguarda è per tra Baroque dell'Alger, il numero 2, il numero 6 Land of Fugiaia, e poi citiamo il numero 9 Offsider. Queste sono le mie idee.
Bene, abbiamo detto tutto per quanto riguarda le corse a confronto, come abbiamo visto prima, anche le corse che avverranno, quelle di lunedì 19 aprile. Spero di essere stato chiaro e obiettivo in qualsiasi forma di giudizio. Vi ringrazio per aver seguito Analisi e pronostici dell'Isola che galoppa. Ci vediamo la prossima settimana per sentire le voci dei protagonisti della seconda giornata di corsa di Don Diodato Meloni, con gli highlights e tutte le curiosità che si porterà dietro la seconda giornata. Ancora una cordiale e buona serata a tutti. Oh, hey, oh, hey.